Marco, parliamo di calcio giocato. Questo Palermo che si trova nelle prime posizioni in classifica, ecco, che cosa pensi? Io sono uno di quelli che vorrebbe una squadra che gioca di più per vincere piuttosto che per non perdere. Ma guarda, è una squadra del Palermo che non gioca un ottimo calcio, insomma un calcio champagne, definiamolo così. È una squadra che comunque quando decide di accelerare, quando comunque decide di giocare a calcio, e quindi gioca per vincere, come dico io, diciamo gioca per vincere, ma è una squadra che andrebbe probabilmente oliata dal suo allenatore in alcuni meccanismi, ad esempio anche quello centrocampo, in attacco, perché spesso magari questa squadra va in apnea come nel match con il Venezia e poi magari riesce a recuperare proprio nei minuti finali, come è stato la gara del Penso. Io credo che questo Palermo ancora, per macinare punti e soprattutto per prepararsi meglio al rush finale, deve anche migliorare nella mentalità, deve capire che le partite sono da vincere e basta, al di là della prestazione. Il Palermo deve fare punti. Senti, nel Palermo, ecco, dei giovani, di quelli che sono arrivati, come per dire Puskas, ma come tutti gli altri, Zemischi, Muraschi, eccetera, eccetera, in realtà chi è che tu vedi e ti piace e pensi che potrà avere un grande futuro? Ah, io credo che Puskas, se dovesse migliorare anche nella continuità, che poi insomma è un elemento, una qualità fondamentale per i calciatori, io credo che Puskas può arrivare tranquillamente in Serie A, perché ha l'istinto dell'attaccante, insomma in area di rigore se ha la palla giusta la mette dentro, come è stato ad esempio anche nel match contro il Venezia. Quindi io credo che Puskas ha ampi margini di miglioramento, però deve migliorare soprattutto nella testa, deve capire che lui deve fare gol e soprattutto che può anche non ricevere palla per 60 minuti, però poi alla minima palla che ha deve fare gol. Assolutamente sì, chiudiamo la nostra intervista, siccome al cuore siamo rosanero, però Forza Palermo. Ah certo, Forza Palermo, speriamo nella Serie A.